Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG, rigorosamente in diretta dai nostri studi. Andiamo immediatamente con le ultime notizie di cronaca. Parliamo innanzitutto di polizia postale, perché sono arrivati dati che sono in alcuni casi veramente sconcertanti dell'attività della polizia postale nell'arco del 2014. La polizia postale si occupa di tutti i reati che riguardano l'informatica, l'online e quindi anche la pedopornografia. Un settore su cui si è molto concentrata l'attività della Polizia Postale. Vediamo il servizio. Polizia Postale, resi noti i dati relativi all'attività 2014 in materia di pedopornografia online. 38 sono stati gli arresti e 428 le denunce al novembre scorso per adescamento di minori online, produzione, diffusione e commercializzazione online di materiale pedopornografico. Sono pari a qualche decina i minori italiani identificati e posti in salvo da abusi reali e tecnomediati grazie all'impiego di sempre più sofisticate tecnologie ed affinate tecniche investigative. 18.774 i siti monitorati, 110 i nuovi siti inseriti in blacklist per un totale di 1.745. In tema di cyberbullismo nel 2014 sono state più di 300 i casi di prepotenze online compiute da minori contro minori trattati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, il doppio dei casi dell'anno precedente. Nel 2014 il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ha gestito complessivamente 1.638 eventi in danno di infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale. Tra le attività investigative condotte dal centro si segnalano 62 indagini avviate nel periodo in esame per un totale di 40 persone denunciate. Nel corso del 2014 è stato rilevato un considerevole incremento delle frodi informatiche realizzate attraverso l'accesso abusivo a caselle di posta di aziende finalizzato ad acquisirne il piano controllo e la lista dei contatti. Dalla data del suo lancio ad oggi la piattaforma creata in partnership per il contrasto di tali reati ha consentito il blocco del 98% delle transazioni fraudolente, con recupero di un'altrettanto elevata percentuale di somme sottratte, 38 milioni e 776 mila euro recuperati, dei complessivi 39 milioni e 477 mila euro circa sottratti. Nell'ambito del contrasto alle truffe commesse in rete, le denunce presentate sono state 80.805, 7 le persone arrestate, quelle denunciate in stato di libertà 3.436, gli spazi virtuali sequestrati sono stati 2.352. Particolare attenzione è stata destinata al contrasto degli illeciti in tema di diritto d'autore posti in essere da articolate organizzazioni criminali attraverso la rete o tramite il sistema delle comunicazioni in generale. Dall'attività di monitoraggio di 34 spazi virtuali è scaturita la denuncia di 23 persone per reati di settore. Dati veramente impressionanti quelli resi noti dalla Polizia Postale riguardo all'attività dell'anno che si è appena concluso, e sicuramente è argomento ancora di questi giorni quello che è avvenuto nel chiudersi della scorsa settimana in Francia. Sono ancora negli occhi di tutti noi le immagini del fiume vero di persone, si parla circa di 2 milioni di persone che ieri hanno partecipato alla marcia, capi di Stato provenienti da tutto il mondo. Il Premier Matteo Renzi, il gonfalone di Firenze, era presente a quella marcia che ha ribadito ancora una volta che insomma siamo tutti uniti contro questi atti vili e ingiustificabili. E questo è venuto alla luce appunto dei fatti che sono accaduti in Francia, e qualche ora prima della marcia il presidente della regione Enrico Rossi e il sindaco di Firenze Nardella hanno incontrato proprio a Firenze il console francese Mallet. Vediamo il servizio, o meglio, ascoltiamo le interviste a margine di questo incontro. Non è solo un gesto di solidarietà o di vicinanza, noi dal nostro punto di vista partecipiamo completamente ai sentimenti e alla tragedia che vive la Francia dopo questo vile attentato terroristico. Dalla Francia originano le libertà dell'Europa, del mondo occidentale, la democrazia che abbiamo costruito. C'è un patto tra la Francia e il mondo intorno alla libertà, e quando viene colpita la Francia in questo modo ci sentiamo colpiti allo stesso modo dei francesi.
Io mi auguro che il mondo occidentale e l'Europa sappiano rispondere distinguendo l'Islam dal terrorismo islamico. Sono due cose diverse che non si possono sovrapporre. Beh, il legame tra la nostra città e la Francia è un legame storico, della storia. Basta girare a Palazzo Vecchio per vedere negli affreschi grandi personaggi della famiglia dei Medici rivestire ruoli importanti nel governo della Francia, ma è un rapporto storico e culturale testimoniato da questo istituto di cultura, il più antico del mondo, o dalle tantissime persone di cittadinanza francese che vivono a Firenze e hanno scelto la nostra città. A loro prima di tutto va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, e a tutto il mondo un messaggio forte da Firenze, che è quello di non abbassare mai la guardia quando è in gioco la libertà. Firenze è una città che ha conquistato la libertà al costo di vite umane, lo ha fatto da sola, contro il nazifascismo, contro l'odio, contro l'ideologia della violenza. E dunque la nostra città conosce il valore della libertà e sa che la libertà non si conquista un giorno per tutti, ma la si conquista giorno dopo giorno. L'Europa non può limitarsi soltanto all'indignazione. L'Unione Europea deve essere determinata, incisiva e inequivocabile nel presentare una nuova politica estera mirata a sradicare la violenza e le organizzazioni estremiste, fondamentaliste nei paesi islamici. Siamo commossi di avere questa testimonianza della città e della regione di Firenze, dove siamo da tanto, perché l'Istituto francese era il primo nel mondo e ci teniamo e crediamo veramente che la cultura, l'educazione, i libri, perché abbiamo anche la libreria, siano una risposta, e teniamo su questo punto. E sono giorni anche importanti per Firenze, quelli che arrivano dopo ciò che è avvenuto in Francia. Sono giorni importanti da un punto di vista di attenzione, di livello di attenzione riguardo agli obiettivi ritenuti sensibili, ma non soltanto. È stato innalzato infatti il livello di allerta in queste ore, anche se da Varratta, dal prefetto, si tiene ad aggiungere che non sono arrivate ovviamente minacce o quantomeno indicazioni, se non appunto un innalzamento del livello di attenzione anche a seguito soprattutto di quello che è avvenuto in Francia. Ascoltiamo le parole e le dichiarazioni rilasciate dalla prefettura. Quello che è accaduto in Francia ha portato anche in Italia un'intensificazione delle misure di protezione già in atto agli obiettivi sensibili. Questo è quanto stabilito nel briefing tenuto ieri in prefettura a Firenze, dopo che il capo della polizia ha raccomandato di innalzare i livelli di sicurezza su tutto il territorio nazionale. Non ci sono ulteriori elementi tali da giustificare una situazione allarmistica rispetto ai giorni scorsi, ha dichiarato il prefetto di Firenze Luigi Varratta, ma ho voluto incontrare i vertici delle forze dell'ordine per fare il punto riguardo ai dispositivi di vigilanza che sono già in corso e che abbiamo rafforzato. Dalla prefettura fiorentina fanno quindi sapere che sarà innalzato il livello di attenzione nei confronti di tutti gli obiettivi sensibili presenti nel territorio provinciale, che sono già sotto sorveglianza: i luoghi della religiosità cristiana, islamica ed ebraica, le redazioni degli organi di stampa, le sedi diplomatiche. La direttiva del capo della polizia parla anche di scuole e centri culturali ebraici e islamici, ai quali dedicheremo la massima attenzione, ha detto Varratta, con le risorse che abbiamo attualmente a disposizione. Veniamo alla cronaca, quella di questa mattina. Dopo l'incidente che si è verificato nel fine settimana, che ha visto la morte in A1 a seguito di un investimento dopo un tamponamento di una cinquantenne, una tragica morte, un altro decesso si registra, stavolta non nella zona di Scandicci ma in quella del tratto appenninico dell'autostrada A1, a seguito di un incidente che è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina tra Sasso Marconi e Rioveggio, quindi sulla A1 nel tratto appenninico, come vi dicevo, in direzione Firenze al chilometro 217. Si è trattato in questo caso del tamponamento tra un furgone ed un mezzo pesante. Una persona è deceduta, due sono coloro invece che sono rimasti feriti a seguito di questo incidente. Sul luogo dell'evento ovviamente sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale della direzione
quarto tronco di Firenze, soccorsi meccanici. Questa mattina sono tantissimi chilometri di coda che sono stati registrati a seguito di questo incidente, tant'è che si transitava sulla sola corsia di emergenza. I chilometri sono arrivati circa ad una decina. Autostrade per l'Italia consigliava ai veicoli leggeri al traffico locale di uscire a Sasso Marconi e poi appunto rientrare a Pian del Voglio, mentre per le lunghe percorrenze si suggerivano percorsi alternativi. Naturalmente, insomma, prima di mettervi in viaggio consigliamo di monitorare ancora la situazione sul tratto appenninico. E sempre in materia viaria, questa volta però ci spostiamo sulla ferrovia. È stato registrato purtroppo nel fine settimana un incidente mortale, in particolare un investimento di un treno ai danni di un sedicenne. La tragedia è avvenuta sabato scorso. Il macchinista del convoglio, un treno regionale che collega Livorno con Firenze, ha visto una figura, ha dichiarato, sui binari, ma non ha potuto far niente. La motrice ha travolto il giovane. Si tratta di un sedicenne appunto che risiedeva a Fornacette. La polizia ferroviaria ovviamente si è attivata per indagare e per in particolare ricostruire la dinamica dell'impatto e soprattutto accertare i motivi che hanno portato il sedicenne a camminare lungo i binari. Ovviamente questo ha provocato un lungo blocco al traffico ferroviario che per circa 3 ore è rimasto chiuso, con la cancellazione di 20 treni in ritardo di altri 10 ovviamente sulla linea di Calcinaia. Andiamo invece nella piana fiorentina, in particolare a Campi Bisenzio, sempre per la cronaca, perché nel fine settimana è stato registrato un furto ai danni di Idron, la nota struttura polivalente che ha sede nel comune di Campi Bisenzio. Ignoti si sono introdotti, pare, attraverso una finestra all'interno del centro benessere che risiede e è ubicato in via Barberinese. I ladri sono entrati nel locale, come riportato anche da Piana Notizie, nel locale piscina, da dove si sono spostati attraverso le stanze fino alla reception. Hanno rotto una vetrina da dove hanno sottratto della merce in esposizione, per poi individuare la cassaforte che conteneva circa 5.000 euro. Gli attrezzi da scasso che hanno usato per fare il colpo, si legge nell'articolo, sono stati abbandonati sul posto. I malviventi hanno anche tentato di distruggere l'impianto di sorveglianza video. Gli uomini hanno agito con il volto coperto e con i guanti. L'allarme è arrivato attorno alle 6, quando gli addetti all'apertura si sono accorti dei danneggiamenti alla finestra. Ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Signa. Andiamo rapidamente invece a cambiare argomento, andiamo a parlare di mucche, ci spostiamo in Mugello, perché sono arrivate forti le dichiarazioni del Premier Matteo Renzi riguardo al latte, proprio nel corso di una sua visita per un importante evento all'interno degli stabilimenti della Granarolo. Granarolo, lo ricorderete, è proprio l'azienda, la cooperativa che è indicata come possibile acquirente delle quote pubbliche della centrale della Mucchi, della centrale del latte di Firenze. E proprio sull'argomento latte, ricordando la storia e la nascita della Mucchi, della centrale da una parte e della Granarolo dall'altra, è intervenuto il Premier. Subito dopo il suo intervento sono arrivate chiare le parole di Nardella, che ha ribadito la scelta operata e fatta sulla strada da percorrere da parte del Comune di Firenze, e ha detto che la strada scelta non è assolutamente in contrapposizione con le parole del Premier. Il servizio. Torna di attualità il tema del futuro della Mucchi, in attesa della decisione dell'Assemblea dei Soci, in attesa della pronuncia dell'advisor e di capire tempi e modalità di individuazione delle scelte per il domani dell'azienda toscana capitale pubblico. Il Premier Matteo Renzi è intervenuto sul tema latte in occasione della sua visita agli stabilimenti Granarolo. Proprio Granarolo, lo ricordiamo, è indicato come il possibile acquirente privato delle quote della centrale del latte. Il Premier ha dichiarato: pensavo alla nostra storia, voi nel 57 fate la COP del latte, da noi a Firenze nel 54. Il sindaco La Pira fa nascere la centrale del latte per darne un bicchiere ad ogni bambino. Non so cosa pensino i miei conterranei, so che probabilmente per quell'ideale di Giorgio La Pira di allora sarebbe molto bello se si potesse allargare la vostra presenza nelle varie cartine. In Toscana bisognerebbe allargarsi, che ne pensino alcuni nostri conterranei. Parole decise e precise che sono presto giunte a Firenze, da dove il sindaco Nardella ha precisato: noi per l'ennesima volta ribadiamo quello che abbiamo sempre detto. Punto primo, la centrale del latte non si svende e non si regala. Punto secondo,
siamo pronti con tutti i soci a valutare il cambio dell'assetto azionario con l'arrivo di soggetti privati, a condizione che servano a valorizzare l'azienda, salvaguardare l'occupazione, valorizzare il territorio e la qualità della produzione. Non vedo alcun conflitto o incoerenza con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. E due giovani napoletani, un 27enne e un 22enne, sono stati sorpresi dai carabinieri di Barberino di Mugello mentre erano in procinto di vendere alcuni cellulari, in particolare smartphone, a prezzi veramente concorrenziali, cellulari in questo caso di note marche. I loro movimenti hanno destato sospetti e nel momento in cui alcuni militari in abiti civili si sono avvicinati per controllare quello che i due giovani stavano facendo, gli stessi carabinieri scambiati per acquirenti sono sentiti offrire in vendita questi appunto smartphone ad una somma pari a 250 euro. Si trattava di cellulari che abitualmente vengono venduti circa il triplo di questo valore. I carabinieri hanno immediatamente intuito che tali oggetti erano probabilmente proventi di reato. I due in particolare spacciavano per originali telefoni, giustificando il basso costo nel fatto che provenivano da un precedente acquisto da loro fatto. Dalla perquisizione sono stati recuperati nell'autovettura dei due giovani 10 telefoni, tutti posti sotto sequestro. Per i due giovani venditori è scattata la denuncia a piede libero per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e commercio di prodotti con segni falsi. Infatti è stato appurato che gli smartphone che avevano messo per così dire in vendita i ragazzi senza alcuna licenza di commercio, anche se identici pure nelle confezioni ad originali cellulari di prestigiose marche, in realtà contenevano all'interno componentistica elettronica di tutt'altra provenienza. Andiamo rapidamente anche per un'altra notizia che insomma anche se di qualche giorno fa ha destato stupore e quantomeno insomma apprensione a Borgo San Lorenzo, perché in pratica un uomo a cui era stato sigillato il contatore dell'acqua, quindi da parte di Publiacqua, ha appare preso a martellate l'apparato, causando una causando una notevole fuori uscita di acqua che ha tra le altre cose causato appunto un allagamento sia della strada pubblica con ovviamente danneggiamento anche della rete idrica. Insomma sono intervenuti i tecnici di Publiacqua, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. In pratica l'uomo viveva in affitto con la moglie e tre figli nell'appartamento del centro, per motivi in corso di accertamento non risultava pagare le bollette, quindi era stato ovviamente chiuso il contatore dell'acqua. Rientrando a casa e verificando quanto era avvenuto, l'uomo insomma è andato su tutte le furie, secondo anche quanto riportato da Siti, se l'è presa appunto, come riportato anche da Oche Mugello, con il contatore, danneggiandolo irreparabilmente, questo e le tubature del condominio dell'acqua, quindi provocando allagamenti e preoccupazioni con abbassamenti di pressione lungo tutta la strada che è ubicata nel centro di Borgo San Lorenzo, con una temporanea mancanza d'acqua anche a numerose abitazioni. Insomma una situazione che è tornata alla normalità soltanto nell'arco della notte e della mattinata successiva. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, perché è stato un fine settimana importante a Firenze e in Toscana, con un importante incontro che si è tenuto da parte dell'Assemblea Toscana del Partito Democratico, tavoli programmatici ed oltre tantissime persone che hanno parlato di tantissimi argomenti, ma soprattutto la stima delle firme che sarebbero necessarie per presentarsi quale candidato alle primarie del Partito Democratico per il prossimo candidato del centro-sinistra del Partito Democratico al presidente della Regione Toscana. Si parla di 9.000 firme. Vediamo il servizio.
È iniziata con 12 tavoli di confronto in Stile Leopolda sui temi centrali del programma elettorale per le regionali 2015 l'Assemblea del Partito Democratico Toscano. Un processo partecipativo che non ha precedente in Italia, ha commentato il segretario regionale Dario Parrini. Più importante, a suo avviso, della stesura delle regole per le eventuali primarie per il candidato governatore. Lui, il presidente uscente Enrico Rossi, ostenta pacatezza ma è prontissimo. Ma io sono a disposizione, c'è tempo per ragionare sui punti del programma, poi il presidente lo decidono i cittadini. In ogni caso una bella fetta del partito è dalla sua parte, non soltanto Renzi e Parrini ma anche la vice segretaria nazionale del PD Deborah Serracchiani. Parliamo di una regione che è stata bene amministrata e che ha accettato da tempo la sfida della modernità e che in qualche modo deve anche rilanciare un progetto più di lunga visione, come è stato detto più volte. E le primarie allora? L'eventuale sfidante è l'ex rettore dell'Università di Pisa, Luciano Modica, appoggiato dai civatiani, che entro un paio di settimane dovranno raccogliere, su indicazione del PD nazionale, almeno 9.000 firme a sostegno della sua candidatura, il 15% dei 59.400 iscritti al partito del 2013. In caso contrario, la ricandidatura di Rossi scatterà in automatico. L'impresa dei civatiani non è da poco e c'è già chi parla di ricorsi. In questo caso, chi di competenza esaminerà i ricorsi, però mi parebbe un'occasione sprecata, cioè un modo per nascondere una debolezza nella raccolta delle firme con un innalzamento del tasso di polemica. Vecchio gioco in politica, ma ci interessa il giusto. E secondo Parrini al partito interessa il giusto anche un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio per il governatore per il buco della ASL di Massa. La discussione politica del PD è indipendente dagli sviluppi dell'inchiesta, ha detto il segretario, ribadendo di avere la massima fiducia nella magistratura ma anche nel lavoro di Enrico Rossi. Ed ecco questo quindi per quanto riguarda l'Assemblea del Partito Democratico, dove si è parlato soprattutto però di temi programmatici. Ascoltiamo le priorità che ci sono state raccontate da appunto il vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e anche dal sindaco di Firenze Nardella. Credo che sia intanto un bel momento, una bella occasione di incontro e di confronto che si concentra soprattutto sulle cose da fare per rilanciare la Toscana. Poi i nomi, le candidature verranno dopo. L'importante è mettere in piedi e insieme un programma utile per lo sviluppo della regione e per la crescita dell'occupazione e dello sviluppo di questa regione. Innanzitutto è emerso che le istituzioni sono per la vita dei cittadini come il motore di un'automobile, se non funziona non va avanti neanche l'automobile. E quindi siamo impegnati per scrivere il disegno della nuova Toscana a partire dall'innovazione, quindi istituzioni più semplici, meno costose e più efficaci. La città metropolitana è una grande occasione da questo punto di vista perché può servirci a semplificare i servizi pubblici locali, può servirci a unificare per esempio anche la programmazione del territorio e può servirci a rafforzare il ruolo dei comuni nel rapporto con i cittadini in tanti settori come il turismo, l'attrazione di investimenti, la promozione economica e la produzione di nuovi posti di lavoro nel rapporto con la formazione. Quindi ci siamo resi conto di come le istituzioni nuove possono incidere sulla vita dell'economia, del lavoro e la Toscana può essere protagonista, come sempre, innovatrice in una Italia che deve uscire da questa crisi partendo anche dalle riforme vere, concrete e profonde. Bisogna correre ancora di più, io parto dal convincimento che c'è una realtà in Toscana, avete sentito, fatta di imprenditori, di lavoratori, una capacità creativa, una capacità anche di innovare e inventare, che in questi anni ha tenuto. Adesso noi bisogna piuttosto ispirarci a questa realtà sociale e anche la politica fare in modo che abbia un passo più veloce rispetto al passato. Sia in grado anche in Toscana di attuare quelle riforme che sono necessarie, che noi già abbiamo fatto e altre ancora dovranno essere fatte da qui alla fine della legislatura e poi anche per il futuro. Oggi abbiamo messo in campo un processo partecipativo per la costruzione del programma che non ha precedenti in Italia ed è soltanto l'inizio. Più di 300 persone si sono riunite in 12 tavoli per riflettere sulle priorità programmatiche della Toscana e al centro della nostra discussione abbiamo messo
le idee di governo, perché siamo consapevoli che anche dove si è governato bene, come in Toscana, anche dove possiamo presentare un consuntivo di buon governo, come in Toscana, c'è una grande necessità di cambiamento, perché le condizioni sociali dell'economia si trasformano in continuazione e la politica ha il dovere di essere al passo con il cambiamento della società e dell'economia. Io penso che siamo all'altezza di questa sfida, credo che le questioni più importanti che dobbiamo affrontare siano le politiche sociali e sanitarie, su cui dobbiamo mantenere una posizione d'avanguardia, e tutte le politiche a sostegno dello sviluppo e della creazione di posti di lavoro. Credo che dovremo concentrare nei prossimi anni molte risorse sul supporto all'innovazione, dovremo sforzarci di semplificare la macchina pubblica, di abbassare la pressione fiscale, di avere anche in Toscana uno slancio riformista che sia nel solco e coerente con l'afflato riformista che sta caratterizzando l'operato del governo nazionale. In questo modo io penso che possiamo fare della regione Toscana davvero una locomotiva della ripresa italiana, ed è normale che una regione come la Toscana abbia l'ambizione di essere non un vagone di mezzo né un vagone di coda, ma il vagone di testa del treno dello sviluppo. Queste le parole per quanto riguarda il Partito Democratico. Altri movimenti si stanno registrando anche in altri ambienti politici, in particolare dai fuoriusciti del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, perché proprio questa mattina è in corso di presentazione il percorso comune, cioè ovvero il nuovo soggetto che è nato da coloro che sono fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, tra cui anche la consigliere comunale fiorentina Miriam Amato, il consigliere comunale di Borgo San Lorenzo Matteo Gozzi, tanti consiglieri comunali che partecipano, lo stesso deputato aretino Massimo Artini, che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle nelle scorse settimane. Questo insomma per quanto riguarda ovviamente anche il movimento politico che si registra in quel campo, con il Movimento 5 Stelle che tra l'altro nei giorni scorsi ha dato vita anche alle consultazioni online per quanto riguarda i candidati al prossimo consiglio regionale della Toscana. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sport, perché questa sera tornano i nostri importanti appuntamenti sportivi condotti da Erika Calvani, Accomi Azzurro e Viola Express. Erika, buongiorno. Buongiorno a te Ilaria, buongiorno ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo. Proprio così, la prima serata del lunedì, come ben sapete, è dedicata alla Serie A, ore 21:20, vi aspetto con Accomi Azzurro, ospite in studio Rosario Guarino e il giornalista della Nazione Tommaso Carmignani, e tanto di cui parlare, perché l'Empoli, dopo 7 risultati utili consecutivi, si è fermata a Genova contro la Sampdoria con il gol, pensate, dell'ex Eder, ma non solo, perché comunque parleremo anche tanto di mercato con tutti i nomi accostati all'Empoli, e poi a seguire ore 21:50 tutto sulla Fiorentina. Oggi è la giornata di Alessandro Diamanti, perché tra poco, o meglio tra circa 30 minuti, parlerà in conferenza stampa la presentazione del giocatore. Alino Diamanti è il giocatore della Fiorentina, arrivato in prestito a Firenze con il diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ma insomma davvero c'è attesa di vedere Alino in campo. E allora questa sera a Viola Ex vi faremo ascoltare le parole del giocatore, ma tanto altro, perché la Fiorentina ha vinto contro il Palermo e c'è da parlare di Mario Gomez, c'è da parlare del mercato, della formazione, insomma di chi andrà via da Firenze e chi invece arriverà in studio. Ritroviamo ancora una volta Cristiano Puccetti, ma poi anche tanti altri ospiti, perché sarà con noi Saverio Pestuggia, ma non solo, Viola Club, tanti amici di Teleiride e di Viola Express. E allora vi aspetto davvero questa sera 21:20 con Accomi Azzurro e 21:50 con Viola Express. Grazie ad Erika Calvani, quindi appuntamento questa sera come sempre canale 96 del Digitale Terrestre. Buon lavoro Erika, a più tardi. A te. Allora ricordiamo quindi l'appuntamento con lo sport. Io vi ricordo soltanto le ultime notizie invece. In corso di presentazione a Campi Bisenzio la conferenza stampa, di cui parleremo nelle prossime edizioni anche di Studio TG, sui risultati ottenuti delle iniziative per quanto riguarda lo scorso Natale, ed anche un interessante
importante iniziativa che riguarda la presentazione di una pista di pattinaggio dedicata ai cittadini. Insomma, ne sapremo di più nelle prossime edizioni. E quest'oggi invece a Sesto Fiorentino è stata aperta la nuova mensa per i bisognosi nei locali della Misericordia di Sesto Fiorentino. Dalle 12.30 alle 13.30 sarà aperta da lunedì al venerdì. Chi avrà bisogno troverà la tavola apparecchiata e un passo caldo al numero 37 di Piazza San Francesco a Sesto Fiorentino. Con Studio TG ci fermiamo qui, io vi do appuntamento questa sera dalle 19 con Malacoda per parlare di immigrazione, di integrazione, per parlare anche della moschea a Firenze, idee e proposte soprattutto per quanto riguarda possibili referendum. Lo faremo con ospiti in studio, noi ci vediamo questa sera, Studio TG torna domani.